Salve, sono Gianmarco Nida, frequento la seconda media a indirizzo musicale e oggi eseguirò con la partecipazione di mio padre Sandro alla chitarra il brano In Dreams, tratto dal film Il Signore degli Anelli, scritto da Howard Shore. Mamma mia, che performance anche questa, Gianmarco, ragazzi! grandissimo, ma che bravo, Grazie. fantastico, ma che tu Bravo. papà, ma che Grazie. bello, ma che Grazie bello. al papà pure, è stato fortissimo, Eh ringrazialo. sì. Già. Allora, Gianmarco, Angelica, siamo arrivati, so, alla conclusione di All'ultima questa puntata. puntata. Allora, che Già. facciamo oggi di bello? Raccontateci un po', forza, che è una puntata specialissima. Intanto abbiamo una marea di ospiti. Abbiamo Beatrice Friello, Giada Rinaldi, Adriano Carmellini, Gabriella Nardecchio, Rebecca Verde, Flavio Roina, Leonardo Saudelli, Loredana De Luca, Elisa Marsella, Gaia Bernava, Marilena Morabito, Gabriele Raponi, Gabriele Bonanni, Giulia Bronzetti, Giulia Cutilli, Camilla Picconi e Guglielmo Campanelli. Mamma mia, grazie a tutti quanti che siete intervenuti oggi. Questi sono ragazzi di Sì. seconda SM, di terza SM, terza H, seconda F. Grazie che siete tutti intervenuti. Bravi, Eh bravi sì. E ragazzi. Allora. oggi il tema principale sono i libri. Quindi direi di passare la parola alla professoressa De Luca e poi alcuni dei nostri ospiti che ci consiglieranno dei libri da leggere quest'estate. Bene. Ciao a tutti, grazie Ciao. Angelica. Il sinonimo di libri è professoressa De Luca, come lo hai detto. Esatto. Però va bene, va bene. Era mia intenzione fare delle letture. Il fatto che ci siano schierate tutte queste belle faccine, al posto delle mie letture, le loro, sono veramente molto contenta. Sarà sicuramente una bella galleria. Ho anche fatto una promessa stamattina, che forse comincerò a leggere un genere che mi è sconosciuto e non mi ha mai attratto. Quindi è un momento decisivo questo per me, oggi pomeriggio. Bene, Mi emozionante. fermo subito perché credo che siano tante le proposte. E casomai mi rimetto in gioco alla fine della corsa, alla fine della maratona, anzi. Bene, chi è il primo? Mi sa che sono io.
Elisa, bene. Elisa con Gaia, siete insieme? Sì, con Gaia. Sì. Mm-hmm. Bene, vi ascoltiamo. Allora, noi proponiamo Hunger Games, che è un libro di Susan Collins, uscito nel 2008, che è stato poi seguito da altri due libri, La ragazza di fuoco e Il canto della rivolta. Sono stati anche dei film su questi libri, quindi secondo me è molto bello. Si può leggere dagli 11 anni in su, secondo Google almeno, però possono risultare, alcune scene possono risultare violente, ovviamente non si vedono e è adatto anche per bambini e diciamo che è per tutte le età in realtà, perché anche per gli adulti secondo me è molto bello da leggere. Allora, è ambientato in un futuro distopico nella quale nasce un paese chiamato Panem al posto, diciamo, del Nord America. Dove c'è il Nord America, in seguito a una sorta di apocalisse, nasce questo paese che si chiama Panem, con Capital City, città leader di 13 distretti. I sale, ma perdono. E vengono imposti questi Hunger Games. Le regole sono semplici. Uccidi o vieni ucciso. Sono appunto dei giochi mortali che costringono ciascuno dei distretti ogni anno a dare due tributi, un ragazzo e una ragazza, tra i 12 e i 18 anni, lasciandoli sfidare fino alla morte e con la vittoria di uno solo. Nella 74esima edizione di questi giochi, la protagonista del libro, Katniss, si trova costretta a prenderne parte, a partecipare, per poter salvare la sorella Primrose, che viene scelta per partecipare. E lei prende il suo posto per poterla salvare. Diciamo che è difficile capirlo da una trama detta così, quindi volevamo leggervi un piccolo pezzo del libro. E inizia la mia collega Gaia, prego. Grazie. Allora, non appena l'orologio cittadino batte le due, il sindaco sale sulla pedana e comincia a leggere. È la stessa storia ogni anno. Racconta di Panem, la nazione risorta dalle ceneri, di un luogo un tempo chiamato Nord America. Elenca i disastri, le siccità, gli uragani, gli incendi, l'avanzare dei mari che inghiottirono buona parte della terraferma, la lotta brutale per le poche risorse rimaste. Il risultato fu Panem, una splendente Capital City attorniata da 13 distretti, che portò pace e prosperità ai suoi cittadini. Poi vennero i giorni bui. La rivolta dei distretti contro la capitale. 12 furono sconfitti, il 13° distrutto. Il trattato del tradimento ci diede nuove leggi, per assicurare la pace e per ricordarci ogni anno che i giorni bui non dovranno più ripetersi, e ci diede anche gli Hunger Games. Le regole sono semplici. Come punizione per la rivolta, ognuno dei 12 distretti deve fornire due partecipanti, un ragazzo e una ragazza, chiamati tributi. I 24 tributi vengono rinchiusi in un'ampia arena all'aperto che può contenere di tutto, da un torrido deserto a una landa ghiacciata. Per varie settimane i concorrenti devono combattere fino alla morte. L'ultimo tributo ancora in piedi vince. Prendere i ragazzini dai nostri distretti, obbligarli a uccidersi l'un l'altro sotto gli occhi di tutti. È così che Capital City ci ricorda che siamo totalmente alla sua mercé, che avremo ben poche possibilità di sopravvivere a un'altra ribellione. Indipendentemente dalle parole che usano, il messaggio è chiaro. Guardate come prendiamo i vostri figli e li sacrifichiamo senza che voi possiate fare niente. Se alzate un dito, vi distruggeremo dal primo all'ultimo, proprio come abbiamo fatto con il distretto 3. È la storia quindi di questa ragazza che riesce a sfidare il sistema senza neanche accorgersene in realtà. E per salvare sua sorella entra in arena e... Ed è molto particolare come realtà, perché in realtà non è neanche detto che tutto ciò non possa accadere, considerando il futuro. Esatto. Tutto è imprevedibile. Elisa, forse è già accaduto, mi sembra una specie di Teseo questa ragazza. È vero? Allora, questo è un libro che forse posso promettere di leggere.
mi farebbe molto piacere. Sarebbe ora. Ok, andiamo avanti? Chi abbiamo oggi adesso che legge qualcosa? Vediamo un po'. Ragazzi conduttori. E Beatrice. Eccomi. Ciao Beatrice, bentornata. Grazie. Ciao. Allora, il libro che ho scelto è si chiama 7 minuti dopo la mezzanotte. Bellissimo! Su cui nel 2016 poi c'è stato anche fatto un film. E racconta di un ragazzo, Connor O'Malley, che da quando la mamma ha iniziato la chemioterapia, che è la cura speciale appunto per il cancro, è tormentato da un incubo. Una notte, appunto 7 minuti dopo la mezzanotte, Connor sente chiamare il suo nome da una voce lontana e decide di andare a vedere la provenienza di questa voce. Scopre che la voce però proviene da un albero di tasso situato sulla collina davanti a casa sua. Un albero, diciamo, speciale, un albero che all'occorrenza assume forme umane. Questo mostro però voleva una sola cosa da Connor, cioè la verità, e decide di raccontargli 3 storie in cambio di una quarta, appunto riguardante questa verità. Questo strano legame però col mostro aiuterà Connor a superare tutte le sue paure, anche quelle più nascoste. Ok, c'hai un pezzettino da leggerci, Bea, oppure no? Sì. Vai. Tu lo sai, disse grave e minaccioso il mostro, e calò un improvviso silenzio. Perché sì, Connor sapeva, l'aveva sempre saputa la verità vera, la verità di quell'incubo. No, non posso. Devi, non posso, ripeté il ragazzo. Puoi. E c'era qualcosa di diverso stavolta nella sua voce, una nota di compassione. Gli occhi di Connor erano annebbiati dalle lacrime adesso. Gli rigavano le guance e non riusciva a trattenerle. Ti prego, non farmelo dire. L'hai lasciata andare, ripeté il mostro. Avresti potuto resistere ancora, ma l'hai lasciata andare. Hai allentato la presa e hai lasciato che l'incubo la prendesse. Tu volevi che cadesse. No, disse il ragazzo piangendo, volevi che andasse. Devi dire la verità e devi dirla adesso. Dilla, devi farlo. Perché, Connor? Perché l'hai lasciata andare? Dimmi perché. Non potevo più sopportarlo, gridò allora il ragazzo. Non sopportavo di sapere che se ne sarebbe andata. Volevo solo che passasse. Volevo solo che finisse. Fatto. Bene, bravissima. È emozionante. Questo libro è bellissimo. È un libro eccezionale. Veramente stupendo. Il senso di questo dialogo che ha letto Beatrice si comprende avendo letto tutta la storia ed è sconvolgente questo finale. Sei d'accordo, Beatrice? Sì, sì. A me poi ha trasmesso un sacco di cose e mi ha anche aiutato parecchio, quindi sono... È veramente incredibile. Si sente, Beatrice, hai fatto una lettura da brivido, come al solito, con una voce molto interpretato benissimo, e questa è la voce della verità. Quando le persone raccontano e leggono con passione, questa è la cosa più bella, è il messaggio più bello che si può mandare. Grazie, sei stata bravissima, veramente complimenti. Grazie a voi. Bene, passiamo al prossimo, anzi alla prossima, ossia Giada Rinaldini. Rinaldi. Ciao a tutti. Ciao Giada. Oggi consiglio un libro da leggere nell'estate. Il libro si intitola Vicino all'orizzonte ed è di Jessica Koch e parla di questa ragazza che una sera va in discoteca con le amiche, finisce diciamo per ubriacarsi e questo ragazzo la prende con sé e la porta a casa sua. La mattina seguente lei si risveglia a casa di questo ragazzo e inizia a conoscerlo. Scopre anche che lui è comunque un modello ed è anche molto famoso, ma pensa comunque che questo ragazzo ha una vita normale, ma dopo che si innamorano lei capisce che non ha una vita normale e non vi dico come va a finire perché è più bello se lo leggete e se vedete il film. Grazie, bellissimo anche questo tuo contributo. Molto bene. Ora c'è Adriano. Buongiorno a tutti. Terza H? È lui? Sì. Ciao Adriano, sì. Bentornato. Ciao. Grazie. E oggi io invece vi consiglio un libro che ho letto l'estate scorsa,
che si chiama Io non ho paura, dicono, di Nicolò Maniti, e parla di un ragazzo di nome Michele Mitrano, che abita in un paesino di Acqua Traverse, di nome Acqua Traverse, dove gioca spesso con i suoi amici. E un giorno, per aiutare la sorella, perde una gara e come penitenza deve attraversare una casa diroccata, dove scopre un buco con all'interno un ragazzo. Dopodiché decide di tornare a casa e dopo aver riflettuto accuratamente, decide di tornare da lui. E infatti tra i due nasce un rapporto di amicizia e di aiuto. Dopo un po' di tempo Michele prova a confidarsi con il padre, ma capisce che anche lui, cioè, che è complice del rapimento del ragazzo. E allora decide invece di confidarsi con il migliore amico, che però va a spifferare tutto ai genitori. Il padre quindi decide di vietargli appunto di poter vedere Filippo, il ragazzo rapito. Non vi svelo la parte finale perché sarete voi a doverlo scoprire. Bello anche questo libro. Volevo aggiungere una parola su questo libro. Voi dite che appunto molti di questi libri sono stati trasposti anche nel cinema, in particolare questo libro che ha citato Adriano è stato trasposto da un regista molto famoso, Gabriele Salvatores, e se leggete il libro, poi guardatelo il film, prima leggete il libro e poi guardate il film, perché a parte la sceneggiatura e la regia, la fotografia di questo film è molto molto bella, quindi c'è un'ulteriore interpretazione con un linguaggio che non è quello letterario. Bello, grazie Adriano, molto bene. Adesso passiamo la parola a Gabriele Nardecchia. Ciao, ciao a tutti. Vi voglio consigliare un libro che diciamo è anche un fumetto, perché diciamo che ci sono più libri che fumetti, diciamo, che io preferisco di leggere. Questo libro fumetto, se si può chiamare così, è chiamato, intitolato Pesi Massimi, è un libro di Federico Appel, è un libro che ha varie sfaccettature proprio perché racconta la storia di tanti sportivi che però nello stesso tempo erano discriminati per sia il loro colore della pelle o per i loro ideali. Infatti, diciamo, il libro inizia con questo ragazzo, che è un ragazzo che vive in Inghilterra, che giocando a pallone con la sua squadra vede, diciamo, un ragazzo di colore che, diciamo, è più scarso di lui. E, infatti lo inizia a prendere in giro. Quando torna a casa, diciamo, qua inizia ad esserci la parte fantasy, diciamo, del libro, dove si presenta nella sua camera una specie di fantasma che era che lo scrittore lo fa diventare l'anima di Muhammad Ali, conosciuto da tutti come, diciamo, il più grande pugile della storia, no? E diciamo lo porta in varie epoche, come ad esempio quella di Jesse Owens nel periodo delle Olimpiadi di Berlino, oppure anche in altre epoche con tanti altri sportivi, come anche Bartali, che è un italiano, un ciclista italiano. Beh, questo libro sarebbe da consigliare al nostro prof Santi. Sto dicendo la stessa cosa. Salutiamo il prof Santi, che è impegnato negli scrutini. Ciao prof Santi, mi raccomando, ti vogliamo presto di nuovo in onda, non si sa dove, ma insomma sicuramente anche prima o poi. In bici, faremo delle oggi andremo in bici col prof Santi e con tante altre persone, poi vedrete. Allora ragazzi, chi c'è adesso? Leonardo. Oh, bene. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Io vorrei consigliare questo libro che si chiama Io come te, che parla di ragazzi che stavano a un ballo e stavano prendendo in giro questo ragazzo che stava sempre solo. Poi a fine serata andarono via, però mentre andavano a casa fecero uno scherzo e c'era un uomo che stava dormendo su una panchina e gli darono fuoco.
E poi questo ragazzo che non voleva fare questo scherzo non è riuscito a gridare aiuto. E quindi si vestì da un uomo di strada e andò a vendere le rose al posto dell'uomo che avevano bruciato. E vi lascio leggere a voi il finale perché... Senti, ma perché ti è piaciuto così tanto questo libro? Perché è molto intenso, parla di dettagli sì. importanti. Perché... Cioè, mi piacciono questi tipi di libro. Ma c'è un riscatto poi alla fine? Come un giallo, come... Cosa? C'è un riscatto finale, cioè, per questa è una tematica importante, c'è il razzismo, ci sono tante cose. Sì. È che poi questo uomo aveva una famiglia e cioè, questo ragazzo si era dispiaciuto e andava a lavorare al posto suo per dare i soldi alla sua famiglia. Va bene, insomma, cioè, è un bel messaggio questo di questo libro. Benissimo, grazie, grazie. Allora, io ho pure una domanda, se mi permettete, sempre conduttori, per la nostra Carola, perché forse pure lei c'ha qualcosa da suggerire oggi. Sì, no? Sì. Ma io anche, sì, ho un libro da suggerirvi, però non è un libro da leggere, in realtà. È più un libro da esplorare. Ecco, e per esplorare la propria creatività. Si chiama Irameki, disegna ciò che vedi. Irameki significa lampo di ispirazione ed è un fenomeno che è stato scoperto da artisti, fumettisti e vignettisti asciugando i loro pennelli sulla carta del giornale o sgocciolando colori sul pavimento o macchiandosi semplicemente i vestiti da lavoro. E quindi basta liberare la fantasia e aggiungere qualche tratto di penna per trasformare delle macchie in realtà in... bellissimo. Non so se si vede... In disegni invece fantastici, e diciamo che gli autori aggiungono dei tratti ovviamente, insomma, per dare qualche indicazione a chi dovrà confrontarsi con questo libro, ma insomma invitano a sperimentare e a liberare la propria fantasia per passare essenzialmente dal metodo minimalista ad un fantastico freestyle. Quindi questo, eccolo qua, Irameki, insomma, un po' per divertirsi a liberare la propria fantasia. Poi in realtà ho un libro, anzi due, consigliati da Chloe, che voi avete visto passare diverse volte. Ma dove sta Chloe? Nella puntata, adesso è scappata di là e prima mi ha portato un disegno a far vedere, stava creando. Anche la vogliamo lei. In diretta, Chloe. Però ci teneva particolarmente a consigliarvi invece Geronimo Stilton, lei, Le avventure di Ulisse e Alice nel Paese delle Meraviglie di Geronimo Stilton. Quindi per chi, insomma, fosse curioso di esplorare anche quelle avventure. Bene, me ne fate dire uno pure a me, ragazzi, di libretto? Certo. Posso? Allora, in realtà... Prima mi sono alzato, ma ho scoperto che se apro la mia libreria qui, poi io mi devo spostare e non ce la faccio più. E ci sono due o tre libretti qua sopra. Vi dico solo l'autrice, che a me piace molto, è noto, ma sicuramente è utile per chi non la conosce. I libri di Carrie Smith. Allora, Carrie Smith è una bravissima grafica e illustratrice che ha scritto dei libri stravolgenti in cui vi coinvolge in un protagonismo creativo bellissimo, per cui lei prepara delle schede, dei suggerimenti e degli esperimenti che chiede a fare, da fare insomma a chi compra i suoi libri, che sono meravigliosi. Quindi ricordatevi questo nome, Carrie Smith, li trovate in libreria, sono molto molto belli. Quindi per l'estate, secondo me, potete sperimentare un po' come questo libro che ha proposto Carola, alcune tecniche creative che non necessariamente usano la grafica, anche per esempio le collezioni, come si fanno le collezioni dei sassi. Uno dice, ma posso fare collezioni dei sassi? Ah, bellissime le collezioni dei sassi, l'estate sono meravigliose, andate al mare soprattutto. Bellissimo. E poi un'altra cosa prima di passare la parola a Loredana, che intanto so che Carrie Smith la pratica e la conosce. Ma di più, cos'è questo? Questo è un libro difficile, però ragazzi, lo voglio dire lo stesso, perché è difficile da leggere questo libro, però ricordatevelo, questo qui è un libro bellissimo, Armi, Acciaio e Malattie, breve storia del mondo negli ultimi 13.000 anni, di Jared Diamond. Perché ve lo dico? Perché lo rileggerete 50 volte nel corso della vostra vita, e là dentro lì vi accorgerete che tutto quello che stiamo vivendo, compreso il coronavirus e i cambiamenti climatici, guardate, non sono collegati strettamente,
è raccontato, allora la consapevolezza che quello che a noi sembra nuovo in realtà in qualche parte della storia è già accaduto, questo libro lo racconta. Mi piace sempre pensare che dobbiamo guardare al Bello. futuro, questo è molto interessante come messaggio, quindi le Sì, veramente. migrazioni, i virus, tante cose che in questo momento voi state patendo insieme a noi, in realtà l'umanità ne ha già fatto esperienza e questo è bene saperlo. Così siamo più bravi e capiamo com'è che possiamo risolvere i problemi. Professoressa, prego. Bene, bene. Allora, mi viene un po' da ridere perché hai parlato di due libri che sono dentro, completamente dentro a questa classe. Uno già c'è, l'altro ci sta per entrare, è dentro al lavoro che ho fatto nei tempi più vicini e più lontani. Carrie Smith è parzialmente responsabile del nostro lavoro sull'utopia, i video che avete visto, il discorso della creatività, perché è autrice di uno dei suoi libri, si intitola Il mio mondo immaginario, che io ho scoperto l'anno scorso, più o meno verso agosto-settembre. Avevo immaginato un progetto per quest'anno completamente diverso, che non mi piaceva né punto né poco. Poi ho incontrato questo libro e ho detto: butto al cestino la carta che ho scritto fino adesso, avevo scritto tutto il progetto e cambio argomento. Mentre Armi, acciaio e malattie potrebbe essere un cavallo di battaglia dell'anno prossimo. Su questo libro avevo già immaginato un lavoro qualche anno fa, però non avevo una classe abbastanza robusta, è un libro complesso. E la cosa stupenda di questo libro è che spiega in modo molto piano e molto divulgativo, perché ci sono stati e ci sono dei dislivelli, dei divari così importanti tra il livello di sviluppo di una civiltà, di un popolo e di un altro. E questo è in un modo eccezionale, fa questa spiegazione come un bellissimo lungo racconto. Allora, qualche anno fa avevo scritto un progetto da proporre in una terza, poi la classe non era abbastanza E mi ricordo che avevo, per non ripetere il titolo del libro nel titolo del progetto, avevo usato queste parole. La chiesa, lo stilo e non mi ricordo che altro, una cosa molto, così, molto ricercata. Adesso, consiglio questo a Chloe, è un libro eccezionalmente bello. Chiudo soltanto con poche righe, posso? Prego. Talvolta, anzi molto spesso, i romanzi mi offrivano istruzioni per l'uso, sbagliate, a rovescio, impraticabili. Vuoi innamorarti meglio della persona sbagliata? Leggi Le notti bianche di Dostoevskij o Le avventure della ragazza cattiva di Mario Vargas Llosa. E se vuoi cancellare il lunedì dalle tue settimane, leggi Le avventure di Tom Sawyer. Sogna un calendario fatto tutto di domeniche. Vuoi imparare a non crescere troppo? Leggi Peter Pan. Peccato che poi si cresca lo stesso e che i lunedì arrivino sempre e comunque. Però, in un romanzo, nei romanzi, resta sempre aperto il campo delle possibilità. È possibile cancellare i lunedì, immaginare, sempre. Sentir battere il cuore e inventarsi il sesso, cercare un posto sicuro e non invecchiare male, trovare l'ultima parola. Se un romanzo funziona, funziona come un viaggio. Un viaggio ci rende migliori o peggiori? Nessuna delle due cose. Diversi di sicuro. Se è davvero un viaggio, è possibile rispondere alla domanda del giro del mondo in 80 giorni. Che cosa aveva riportato? A volte da un libro riporti con te anche solo una frase, un'intuizione, una cosa che ignoravi, un'altra che ignoravi di ignorare, a volte anche solo una visione, il gesto di qualcuno che si aggiusta un cappello, sta seduto e aspetta, altre volte una storia che somiglia alla tua, una storia che avresti voluto somigliasse alla tua, una storia che ha ancora il tempo di somigliare alla tua, a volte. Un sentimento che non riuscivi a tradurre in parole, altre volte solo una stretta al cuore, un fastidio, un po' di noia,
uno sbadiglio, ma tutto va bene purché non ritorni a mani vuote. Ma che bello, grazie, bello, professoressa, grazie di cuore. Questo anche è un libro che si presta a una lettura molto tranquilla, piacevole, piana, adattissimo alle vacanze. Vite che sono la tua. Bene, bene, bene. Bene, bene. Allora, ragazzi, io nel frattempo che vi organizzate, perché so che c'è una disfida in questo momento, ragazzi, dobbiamo risolvere, diciamo, questa sfida pazzesca perché siamo in parità. Nel frattempo, quindi, organizzate, io chiamo una persona che ci sta aspettando. Vediamo un po' se riusciamo a farla intervenire. Allora, intanto ricapitoliamo, no, Angelica? Perché abbiamo detto che eravamo arrivati con il gioco in una situazione di parità tra ragazzi e ragazze. Già. Quindi oggi vogliamo fare una domanda. Uno spareggio allora oggi. Bene, sappiamo che la domanda l'ha preparata la professoressa De Luca. Sì. Possiamo già procedere? E io direi di sì, così mentre... Solo, vediamo se Daniele però nel frattempo è riuscito... A entrare in contatto con l'ospite? Eh sì. Oh, bene, benissimo. Abbiamo, ragazzi, l'ospite tanto atteso. Ciao, preside. Ecco qua, sei in diretta. Buon pomeriggio, preside. Buon pomeriggio, preside. Ciao. Buon pomeriggio. Tutti. Allora, ti abbiamo disturbato nel tuo lavoro perché questa è l'ultima puntata e volevamo un bel saluto da parte tua. Era veramente imprescindibile. Come stai? Assolutamente sì, assolutamente sì. E sto che aspetto la prossima puntata il prossimo anno. Mi lasciate così? Sei dispiaciuto? No, ma noi, ma quest'estate qualcosa vedrai che uscirà fuori, eh? Poi adesso lo diremo. Qualche sorpresa vedremo. Sì. No, va bene. Anch'io ci tenevo tantissimo a salutarvi, a salutare Carola, a salutare te, a salutare tutti i ragazzi che hanno partecipato, i professori che si sono dedicati, hanno dato una mano, il professor Santi, tutti quanti. E volevo proprio dirvi che in questo momento così difficile per tutti, la radio ha rappresentato davvero un sorriso in un momento in cui ce n'era davvero tanto bisogno, e farò di tutto per quello che mi sarà possibile insieme a voi perché questa esperienza continui, cresca, magari trovi altri spazi, altre sponde, altre suggestioni e appunto possa rappresentare davvero un modo per tutta la Rosmini di galleggiare nell'etere ed essere presenti anche a distanza. Grazie. Grazie davvero a tutti. Grazie. Grazie mille. Viva il preside, forza! Viva Giuseppe! Grandissimo. Grazie mille, davvero. Io non sono mai che posso applaudire, ma ti applaudo tutti quanti. Ci sono 300 studenti collegati oggi, eh? Ciao Giuseppe, grazie. Grazie, ciao. Ciao. Grazie. Che emoziona, a me emoziona sempre il nostro preside quando interviene, sì. È sempre, come dire, un'anima garante. Anch'io ci tenevo a ringraziare il preside e tutti voi, veramente, perché è stato bellissimo per quanto mi riguarda stare con voi e fare, insomma, essere parte di questa avventura, vera e propria avventura, insieme a tutti voi, quindi grazie. Facciamo un applauso a Carola, facciamo tutti un applauso a Carola, viva Carola, brava che sei stata con noi, ci ha insegnato un sacco di cose, forza. No, grazie, veramente siete fantastici, io sono innamorata di voi. Bene. Grazie a voi per averci dato questa opportunità così bella, perché abbiamo unito un sacco di lavori insieme in una sola chiamata, è veramente una cosa bellissima. Incredibile. Oh Gianmarco, ma che ne pensi? L'anno prossimo che faremo alla radio? Come possiamo fare? C'è qualche idea che ti viene in mente? C'è tutta l'estate. Ci pensiamo tutta l'estate, certo.
Va bene, allora ragazzi, io forse prendo un po' in mano la situazione. Facciamo questa Sì. domanda di sfida così Ok. concludiamo e Prima di poi. fare la domanda. Prima di fare la domanda dico solo una cosa. Quando ho iniziato questo progetto della radio, ho pensato tra me e me, va bene, la radio è nata senza di me, continuerà a crescere anche senza il mio contributo. Invece mi sbagliavo. Va No, bene, fa, vado invece con la parte domanda. integrante e Sei fondamentale, parte direi, integrata, professoressa. sei la radio. Se, la ra quando, cioè, Integrante o integrata? quando qualcuno No, dice grazie alla radio, fondamentale soprattutto, domanda. direi. Vabbè, quando uno dice se, Ciao. grazie alla radio, intende anche te, ti ringrazio anche Sì, te, è sicuro. va bene. Siete assolutamente pronti? sì. Vai. Che cosa è raffigurato sulla copertina americana della prima edizione del libro Il giovane Holden? Chi fu l'illustratore che disegnò tale copertina? Vi faccio presente che le edizioni successive, se voi andate in libreria e comprate Il giovane Holden, hanno una copertina perfettamente bianca, perché il suo autore così ha voluto. La prima edizione era illustrata. Che cosa c'era disegnato sopra? Allora, diamo la parola a Giulia. Allora, da quello che ho trovato, la copertina americana della prima edizione appunto del giovane Holder, rappresenta il cavallino rosso di una giostra. Bravissima, risposta giusta. Sai anche chi era l'illustratore? Allora, c'è scritto il disegno perduto di Salinger, però è stato disegnato dall'artista americano e poi non riesco a leggere. No, non lo trovo. Ma stai per aggiudicarti il punto della domanda, Dai, Giulia, dai, dai. trova, Dai. forza. Perfetto, Ah, ecco, e Michael Mitchell. Bravissimo. bravissima, prima Bravissima, volta, Ele, ragazzi, grazie. proprio sul filo. Spero che adesso si riconnetta. Benissimo, dove eravamo rimasti? Allora, se vi siete interrotti dove? Che stavate dicendo, Carola? Stiamo dicendo appunto che con questa domanda in realtà le ragazze si sono aggiudicate la vittoria in Viva questa le ragazze! staffetta. Esatto. Che è cominciata un paio di settimane fa, credo che ormai è durato il gioco da tanto tempo. Allora, io volevo chiedere a qualcuno di voi che sta in ascolto, se qualcuno riesce a controllare. Riuscite a controllare il web, il Padlet in cui ci sono i quiz di Jolly Writer? Perché Jolly Writer mi ha segnalato che oggi ha preparato il suo ultimo quiz, che ve lo vorrei leggere perché Jolly Writer non si svela oggi ancora. Jolly Writer ha detto che rimarrà per qualche giorno ancora segreto e vorrà che appunto noi altri cerchiamo di indovinare. Vi faccio vedere, ecco, ve la metto proprio in diretta, quindi siamo ragazzi proprio perfettamente in diretta. Vorrei sapere se qualcuno di voi lo vuole leggere questo Jolly Writer. O lo leggo io? Che ne pensate? Lo leggo Leggi, io? leggi. Lo leggo io, grazie Gianmarco, molto bene. Allora, Jolly Writer, 29 maggio, dopo aver fatto altri bellissimi indovinelli che sono tutti incentrati sui nomi dei i cognomi, anzi, dei miei colleghi, propone questo: cari lettori anonimi o palesi, spero d'avervi divertiti e mai offesi. Ma considerato che oggi è venerdì, v'annuncio che lo mio gioco finisce qui. Per il tempo di scuola che resta, l'ultima sfida è questa. Due punti, ascoltate bene. D'ora in poi, se vi va, trovate la mia identità. Attenti però, non a tutti la dirò. Non conta chi risponde prima, ma solo chi lo fa in buona rima. Ci sta chiedendo di rispondere e di indovinare e rispondere in rima. Quindi vincerà solo chi sarà in grado di fare questa cosa. Attenzione, che non sarà facile indovinare Mica chi è. facile, mica facile. Ragazzi, però Ah, infatti. dovete provare che questo è veramente un gioco. La compagnia Teatro Viola presenta Noi Galline Pensierose, tratto da Le Galline Pensierose di Luigi Malerba. Una gallina pensierosa si
si metteva in un angolo del pollaio e si grattava la testa con la zampa. A forza di grattarsi diventò calva. Un giorno una compagna le si avvicinò e le domandò che cosa la rendesse così pensierosa. La calvizie, rispose la gallina pensierosa. Una gallina un po' svagata diceva di sentire un gran vuoto dentro la testa, proprio nella parte dove di solito si trova il cervello. Ho paura di non avercelo il cervello, Coco, diceva la povera gallina piangendo. Se lo avessi, Coco, me lo sentirei, Coco, Coco, Coco. Ma le altre galline la rassicurarono, dicendo che non se lo sentivano nemmeno loro. Una gallina irrequieta aveva visto Madame Bovary in televisione e si sentiva molto infelice di vivere in un piccolo pollaio di provincia. Sognava di andare nella capitale e di camminare avanti e indietro sui marciapiedi delle strade affollate sotto gli occhi di tutti. Voleva essere ammirata. Sognava il lusso e le luci dei grandi negozi. Un giorno la caricarono insieme con altre galline su un camioncino. Le altre erano disperate, ma lei era felice perché aveva visto che il camioncino aveva la targa della capitale. Il giorno dopo venne esposta, spennata e con la testa all'ingiù, in un grande negozio del centro. Tratto da Le galline pensierose di Luigi Malerba. Con le voci di Cristina Truant, Fabiana Fefè e Loredana De Luca. Improvvisare, che è successo? Ma che sarà successo mai? Io ho colto l'occasione di mandare in onda il bellissimo contributo, il quarto contributo delle galline di Federica Migliotti al Teatro Viola, in cui c'era una gallina particolare che non so se è ancora con noi, è vero professoressa? Professoressa De Luca, dove sei? C'era Madame Bovary oggi. Madame Bovary, ah. Madame Bovary, l'avete sentita? Sì. Ok, allora dicevamo, Bea, ci dai qualche, come dire, suggerimento, o comunque fai un commento, per favore, a proposito di questa radio. Che ne pensi? Come potremmo sviluppare questo progetto l'anno prossimo? Che consigli daresti ai ragazzi di seconda? Bah, sicuramente prendetela come un gioco, perché è ovviamente una cosa, come ho detto prima, molto bella, quindi fatela con passione e qualsiasi cosa, che sia, non lo so, dalle letture o anche solo intervenire per un piccolo commento, perché è sempre bello far parte di un progetto in cui si è in molti e si possono condividere così tante cose. E niente, godetevela e basta. Grazie, sei preziosissima, brava, bravissima. Grazie, grazie. Senti, Elisa invece Marcella, tu che ne pensi di questo progetto della radio? Ti è piaciuto? Com'è andata? Decisamente sì. Praticamente per tutta la mia quarantena il pomeriggio non lo passavo neanche, era una grandissima perdita di tempo a fare cose inutili, invece mi ha dato l'opportunità anche di fare qualcosa di molto utile e ricreativo con anche le persone che mi stanno simpatiche. Ti ricordi, Carola, che dicevamo proprio questo, no? Che l'intenzione di questo progetto era, in questo momento di quarantena, quello di essere un punto di...
come dire, di leggerezza, ricreativo, ma Sì. pensavo alla ricreazione, non c'è la ricreazione tra Esatto. una lezione e l'altra, mettiamoci la radio. Hai colto bene, Elisa, questo aspetto. E chissà, magari l'anno prossimo, se staremo tutti quanti insieme, non sarà proprio esattamente così, però è sicuramente il cuore del nostro esperimento. Sai che sono andati via, non c'è nessuno. Giada, forse ecco, c'è Giada. Giada Rinaldi, riusciamo ad avere un tuo commento? Sì, eccomi. Ecco, sono contento. Dici un po', secondo te, allora, questa radio, che effetto ti ha fatto? Come potremmo migliorare l'anno prossimo? Boh, è stata molto carina, cioè mi sembra una buona iniziativa. E se tu dovessi, non so, immaginare appunto questo progetto a inizio anno, l'anno prossimo, come lo penseresti? Come si potrebbe fare? Quali rubriche potremmo mettere in campo, per esempio? Boh, i libri sicuramente perché mi sembra molto interessante. Io aggiungerei i film. Anche film, ok. Beh, sì, perché Va no? bene. Angelica, tu che ne pensi? È stata un'opportunità bellissima perché comunque questo è un luogo in cui tutti noi abbiamo condiviso a tutti, anch'io, e quindi è stata un'esperienza bellissima che rifarei sicuramente anche altre 1.000 volte perché è veramente bellissima. Però stavi dicendo ci abbiamo messo la faccia, vero? Tipo, stavi dicendo. No, perché io, guardate, non vedo l'ora di fare una cosa, ve la dico. Allora, Cosa, a cosa? parte ringraziare tutti quanti i colleghi che sono intervenuti, questo l'ha fatto anche il preside, eccetera, ma c'è una persona in particolare che io voglio ringraziare tantissimo, che è veramente speciale, che è il Ma chi te l'ha chiesto? Ma chi te l'ha chiesto è una personalità fantastica, ha coinvolto anche i ragazzi, Carola è stato bravo, ha anche seguito e seguirà le orme mie e di Santi, verrà con noi a fare i prossimi giri, quindi lo vedrete. E lui ha preparato per oggi, proprio per l'ultima puntata, un Ma chi te l'ha chiesto straordinario, in cui lui fa una cosa che Carola stamattina mi ha detto, ma che scherzo, più di Ma chi te l'ha chiesto? E quindi io farei così, saluterei un po' tutti quanti gli ascoltatori e farei un bel saluto dicendo tutti quanti la nostra frase e poi lasciando a Ma chi te l'ha chiesto la chiusura. Radio Cusmini, stay tuned, stay cool. Tune, Quindi stay cool. tutti quanti adesso mi seguite e diciamo questa cosa. Salutiamo tutti i nostri telespettatori, tutti quelli che ci hanno seguito, tutti quelli che ci seguiranno. Ok. Ciao a Radio tutti. Cusmini, stay Stay tuned, tuned, stay stay cool. cool. Ciao a tutti quanti, viva Radio Rosmini, viva Un viva! bacio grandissimo. Cambiare il mondo, amico Sancho, non è follia né utopia, ma solo giustizia. Cervantes, Don Chisciotte della Mancia.